Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Nel mondo di World of Warcraft esistono una quantità immensa di dungeon e raid, tutti molto diversi tra loro. In questo video voglio presentarvi una piccola classifica da me creata, ovviamente basata su pareri personali, in cui vi farò vedere i miei 5 dungeon preferiti. Invito quindi tutti quelli che guarderanno questo video ad andarsi a fare un giro dentro queste spettacolari istanze. Vi lascio quindi al video e nel caso in cui vi piaccia iscrivetevi pure. Posizione numero 5, Magister Terrace, Instance di Burning Legion. Magister Terrace è un'istanza da 5 persone situata nell'angolo nord-orientale dell'isola di Kel'Danas, che è stata rilasciata nella patch 2.4.0. L'istanza comprende balconi e cortili all'aperto, così come le aree interne che utilizzano l'architettura simile a Silvermoon City. Il boss finale non è altro che Kael'thas Sunstrider, che è sopravvissuto al suo calvario in Tempest Keep. Egli appare in entrambe le modalità, normale ed eroica, e droppa item di livello epico in tutti e due i livelli di difficoltà. I gruppi devono avere un'ottima preparazione per quest'istanza, essendo un dungeon molto difficile per il livello 70, specialmente in modalità eroica. Posizione numero 4, The Meganar, anch'essa un'instance di Burning Legion. Il Meganar è la prima ala del Tempest Keep. Un tempo questa apparteneva ai Naharu, ma ora è stata conquistata da Moargs, così come Bloodward e Elfi del Sangue. Questo è l'edificio di cristallo viola sud del palazzo principale. A livello 80 l'instance è facilmente affrontabile in modalità normale, mentre la modalità eroica è una sfida e richiede attrezzature di alto livello per la maggior parte delle classi. Tra i satelliti di Tempest Keep, il Meganar è stato scelto da Kael'thas per essere una fabbrica per creare grandi quantità di energia. Gli Elfi sono anche aiutati da un grande numero di demoni al servizio della Burning Legion. La grande quantità di energia viene utilizzata per accendere la convocazione di Kil'jaeden. Il Meganar è la parte del Tempest Keep più controllata da Kael'thas e i suoi Elfi del Sangue. Quest'istanza si compone di due livelli uniti da un ascensore. Il primo livello ha due elite ed entrambi devono essere uccisi per aprire l'ascensore. Anche qui è necessaria un'ottima preparazione per affrontare quest'istanza nella maniera corretta. Posizione numero 3, Shadow Labyrinth, anch'esso fa parte della Burning Crusade. Shadow Labyrinth è uno dei 4 dungeon in Aquidown. Si è occupata quasi interamente da orchi e demoni della Burning Legion. L'instance si conclude con un confronto contro l'essenza del suono. Questa dovrebbe prendere circa 2 ore per lo più per essere completata a livello 70. L'accesso dell'instance è al di là di una porta chiusa. Nei tempi passati, per aprire questa porta, era necessario possedere una chiave per accedere a quest'instance, ma ora per fortuna non è più necessario. Il livello minimo richiesto per entrare è il 65.
In seconda posizione troviamo Scarlet Crusade, istanza appartenente al Vanilla. The Scarlet Crusade è un gruppo di guerrieri dedicati alla distruzione di tutti i non morti. È un esempio di ciò che accade quando i fanatici folli prendono a cuore una buona causa. I membri del Crusade sono per lo più soldati, molti sono cavalieri della Mano d'Argento, che ha visto la devastazione causata dal flagello e ricorrono a misure estreme per distruggere i non morti. Dopo lo scioglimento della loro fratellanza e l'abbattimento di Stratolm, molti cavalieri della Mano d'Argento sono rimasti in Lord Arion per cancellare dalla loro terra d'origine i non morti. Distanze quindi è costellata ai soldati e alla Scarlet Crusade, accompagnati anche da cani addestrati, maghi e preti. In modalità eroica, questa distanza può anche dare dei problemi in quanto possiede delle meccaniche curiose che devono essere capite nella maniera corretta. E arriviamo ora finalmente alla prima posizione in cui classifico Dead Mines, un'istanza del Vanilla. Dead Mines è composto da una fitta rete di gallerie scavate sotto Westfall a partire dal Nord Strangleton. È il più basso livello di istanza dell'Alleanza ed è popolato dai membri dei Defias. Il suo ingresso è accessibile nella città di Moonbrook, nel sud-ovest Westfall, mentre la sua uscita si trova nella parte occidentale dello stesso territorio. Dead Mines una volta era il centro del funzionamento Defias guidato dall'ambizioso Edwin Van Cleef, che stava costruendo un colosso in fondo alle miniere con l'aiuto di Goblin. I suoi piani sono stati fermati dall'Alleanza e Edwin è stato ucciso e decapitato. Non era però la fine della fratellanza, tramite sua figlia, diversi anni dopo, è ricominciata la lenta ricostruzione dell'organizzazione, in attesa di un momento giusto per colpire alla schiena il regno di Stormwind.